Rassegna stampa locale di venerdì 21 settembre, in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Usa sangue infetto come un'arma contro due agenti. Paura in corsia, drammatica aggressione l'altra sera al pronto soccorso del Perrino. Accertamenti in atto sui due poliziotti per verificare che non siano stati contagiati dal virus dell'HIV. Fusione con Taranto, sindaci ancora divisi. Anche all'incontro di ieri promosso da Ferrarese, alcuni comuni hanno confermato di essere propensi ad unirsi con Lecce. Sfiammate inquinanti, torce dissequestrate. Dopo Basel è toccato pure a Ex Polimeri, il PM Costantini ha verificato l'adozione degli adeguamenti e le emissioni velenose non dovrebbero più avvenire. Rapinano in farmacia armati di lupara, i coniugi colazzo costretti a consegnare l'incasso. I malviventi hanno fatto capire subito le loro intenzioni minacciando i titolari con un fucile a canne mozze. Documenti contraffatti in casa di un sorvegliato. Dopo l'arresto si cerca di capire a cosa servissero. Gli investigatori pensano a possibili truffe utilizzando l'identità di altre persone, ma non ci sono riscontri. Nascondeva la droga nella borsa, arrestato quasi fosse un rappresentante di eroina. Al pari di un rappresentante di commercio, infatti, la droga la teneva in una borsa da viaggio. Siamo tutti innocenti, gli arrestati si difendono. Le giustificazioni davanti al giudice, iniziati nella mattinata di ieri, gli interrogatori di garanzia, Antonio Caliandro, i soldi erano per il formaggio. L'Enel Basket fra 6 giorni giocherà a Siena. La squadra, costruita dallo staff tecnico con 3 giocatori nati nel 94 ed uno nel 95, quindi un team giovane ma in possesso di un buon curriculum tecnico. Il Brindisi è chiamato al derby col Grottaglie, domenica in casa contro il Grottaglie. Mister Francioso schiererà ancora il tridente Villa Albano Palmiteri. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, ID Power bufera in arrivo, si allarga l'inchiesta della procura, dopo i primi 4 indagati si affacciano nuovi nominativi, 4 indagati e una buona scorta di nomi eccellenti tenuti d'occhio. L'inchiesta sull'uso delle banchine portuali per il carico e scarico del carbone diretto a ID Power promette clamorosi balzi in avanti. Apre asilo, sorpresa, le aule senza giochi, disagio al primo giorno, amara sorpresa per i genitori e soprattutto per i bimbi, mancano tutti gli arredi e il comune diffida l'azienda. L'assessore comunale alle politiche educative ha inviato un ultimatum all'azienda brindisina che in primavera si era aggiudicata l'appalto per la gestione degli arredi. Appello della preside Selena, torna tra di noi, invito al dialogo della dirigente Maci, ero al mio vecchio istituto, non sapevo che Selena non fosse presente a scuola, se questa è la decisione che ha preso le parlerò per capire la natura e le cause dei suoi disagi. Così la nuova preside del Morvillo Falcone ha commentato la notizia presa dai giornali della rinuncia momentanea allo studio da parte di Selena Greco. Pizzo, erano soldi di Cacio, difesa in carcere e libera, attacca sul consenso, silenzio, difesa, spada tratta, la prima tornata di interrogatori si chiude così dopo gli arresti nell'ambito dell'operazione Helios, il pizzo imposto alle aziende del fotovoltaico. Al bancone col fucile, terrore in farmacia, rapina a Latiano, rapina ieri a Latiano, poco dopo mezzogiorno, 2 giovani passamontagna sul volto e fucili a canne mozze hanno fatto irruzione nella farmacia del dottor Roberto Colazzo nel centro del paese. Qui baccalà sarà lei, multe e sigilli, guardia costiera in azione a Brindisi, l'attenzione dei militari si è focalizzata soprattutto sul settore della pesca al fine di accertare che quanto si trovava nel banco frigo fosse non solo di qualità ma soprattutto di provenienza certa. Francioso chiede a Villa i gol per vincere il derby, l'attaccante del Brindisi Maurizio Villa vuol bissare il gol segnato al Nardò e spinge i biancazzurri alla vittoria contro il Grottaglie. In prima pagina sul quotidiano senza colonne, Rogoli fa ancora paura, carcere duro da 20 anni, respinta la richiesta di revoca del 41 bis per il boss della Sacra Corona Unita, niente sconti a Pino Rogoli, fondatore della Sacra Corona. L'accusa, Antonino voleva creare una società per trasportare carbone, l'ex sindaco faceva affidamento sull'assessore Cannalire, sequestrati computer, smartphone e tablet. Assenti ingiustificabili, 7 sindaci disertano per scelta politica il vertice sul futuro della provincia di Brindisi. I sindaci del PDL sacrificano il futuro di Brindisi per obbedire al capo. Il gattino che viveva nei motori, salvato dal portinaio della provincia, era rimasto incastrato in 2 autovetture. Il geometra Centonze mi minacciò, donna accusa in aula, è lui che mi seguì in auto per minacciarmi, voleva che assumessi nella Manutencop 3 persone che aveva segnalato. Reynolds, ora sono pronto per l'Enel, Scotty Reynolds è pronto, la nuova guardia dell'Enel Basket Brindisi ha messo alle spalle il fastidioso infortunio che lo ha costretto a diverse settimane di stop e ora è pronto per dimostrare a tutti cosa è capace di fare.